Via libera al bilancio di APOLF, l'agenzia provinciale per l'orientamento, il lavoro e la formazione, ed anche alla variazione di bilancio del comune di Pavia, che ha messo a disposizione risorse importanti per la gestione emergenza coronavirus. Ma non sono mancate le polemiche dell'opposizione su temi di stretta attualità, come la distribuzione delle mascherine o la scelta di accorpare tutti i mercati in piazza Petrarca. Questi i principali temi trattati nel Consiglio Comunale di lunedì sera. Qualcosa che ha funzionato è qualcosa che riproponiamo appunto stasera con il bilancio di APOLF e la ratifica delle variazioni di bilancio che avevano una buona parte del loro contenuto dedicato all'emergenza Covid-19, un'emergenza che da quanto ci viene riferito quotidianamente non viene minimamente sottovalutata. Sono in corso le audizioni delle categorie produttive da parte del sindaco e della giunta, le commissioni stanno lavorando, il consiglio comunale sta lavorando, noi ci troviamo oggi a ratificare in realtà quello che già è stato votato nelle scorse sedute di consiglio comunale, e in secondo luogo parleremo poi del bilancio di APOLF che ha visto un cambio in seno al CDA, quindi saranno invitati stasera anche il nuovo presidente e la direttrice ovviamente. Ancora una volta gli scranni della sala consiglio sono rimasti vuoti, costringendo i consiglieri comunali a collegarsi da casa. Una modalità di lavoro, ha aggiunto il presidente Gnutta, che si spera di poter abbandonare presto per tornare alla normalità. Ci troviamo ancora con questa modalità, io francamente spero, inizio ad averne fin sopra i capelli di non poter vedere negli occhi e di non poter le persone, i consiglieri, di non poter svolgere l'attività consigliare come sempre è stato fatto, quindi con un dibattito contestuale, con le persone presenti, con le persone fisicamente qui presenti, anche nel pubblico. È sicuramente una limitazione importante che spero e speriamo che dopo il 18 di maggio possa ricevere, come dire, delle specifiche da parte governativa, perché si possa andare oltre e perché si possano prevedere delle modalità alternative per questo genere di riunioni. Per ora siamo ancora qui oggi con le medesime modalità che hanno, devo dire, anche in maniera soddisfacente funzionato le ultime volte, nonostante le connessioni plurime che avrebbero potuto rischiare di far diventare il Consiglio Comunale ancora più farraginoso di quello che è, con le varie procedure di votazione che sono previste ad oggi per chiamata individuale, quindi molto molto lente.